Vincent, innanzitutto complimenti, perché io leggo molti autori, dire, che si apprestano ad un'opera prima oppure che cominciano a scrivere. E questo in particolare mi ha colpito, ma ha colpito per, non tanto per l'argomento, per il tipo di scrittura. La prima domanda che ti faccio è perché questo tipo di scrittura? Perché questa scelta? Perché non una forma narrativa che avesse un inizio, un incipit, uno sviluppo e una fine? Beh, diciamo che in realtà non credo ci sia stata una riflessione dietro, non ho mai pensato di scrivere in questo modo, io mi lascio un po' guidare da quello che sento, comunque da quello che voglio raccontare. In questo caso mi andava di raccontare questa storia d'amore intensa, forte, e ho scelto quel modo di farlo perché comunque mi sembrava quello un po' più vero, quello un po' che resistesse di più alle, come dire, agli inganni comunque del quotidiano. La scrittura descrive di una donna, o di più donne, anzi di mille donne, perché il personaggio ha praticamente, io ci ho trovato dentro Soma da Mugali, ci ho trovato dentro Casa di Bambola, ci ho trovato dentro un po' di tutto, no? È una donna descritta da un uomo, più che descritta, cioè assolutamente interiorizzata da un uomo, perché tu la descrivi in tutte le sfaccettature femminili e ti assicuro che sono molto, molto reali. Mi puoi parlare di questo, non so, di questa conoscenza, di questo rapporto con il mondo femminile? Allora, diciamo che proprio questa è una, come dire, un'abilità autobiografica, nel senso che fin da piccolo sono sempre stato molto a contatto comunque con ragazze, ho studiato liceo linguistico in una classe totalmente femminile, ho un rapporto molto profondo con le mie sorelle, quindi comunque la conoscenza che ho delle donne è sicuramente una conoscenza filtrata, però è una conoscenza che ho anche interiorizzato attraverso comunque i loro racconti. Il mondo femminile mi piace, lo trovo anche più complesso rispetto a quello, sicuramente più complesso rispetto a quello maschile, perché è un mondo, secondo me, pieno zeppo di ostacoli, pieno zeppo di domande, e la cosa bella di quel tipo di domande, delle domande all'interno delle donne, è che non sempre devono trovare una risposta, quindi è proprio quello che volevo raccontare. E la donna tu la descrivi in due estremi, almeno mi è sembrato. Cioè, o una donna che, come dire, che decide di sottomettersi alla vita e quindi non sceglie, vive del ricordo, vive della nostalgia, no? Di un amore che in realtà non si è mai utilizzato, non è esistito, oppure una donna che ad un certo punto, davanti al tradimento di un marito, lascia tutto, va via e addirittura si costituisce. Non pensi di essere stato un po', come dire, Estremo. un po'... Sì. In realtà è proprio quello che volevo essere, nel senso che le sfumature non sono uno che le abbraccia tanto, nella vita in generale, anche poi fondamentalmente poi il modo di raccontare rispecchia anche la vita di ognuno di noi. E l'idea comunque di rappresentare in un'unica donna, comunque in mille donne, come dicevi tu, ha due tipologie opposte di donna, da quella che madre, moglie e basta, o a quella comunque che sceglie di prostituirsi, mi divertiva, mi piaceva, la trovavo intrigante e non c'era equilibrio ed era quello che volevo sottolineare, l'assoluta mancanza di equilibrio nella vita in questo caso di un'unica persona, ma in realtà sia il fatto di essere madre o moglie, o sia il fatto di essere prostituta, non deve essere visto, almeno io vorrei che non fosse visto come una scelta. Lei non sceglie, lei subisce delle scelte, però sceglie di subire, perché è sempre stata una persona che nella vita ha dovuto scegliere, ha lottato contro le convenzioni sociali del 68 per studiare, perché comunque era un po' strano comunque che una donna si ribellasse un po' a quelle che erano appunto quello che dicevamo prima, le convenzioni sociali. Quindi a un certo punto lei sceglie di essere vittima degli eventi. Sceglie di non scegliere, quindi conosce improvvisamente quest'uomo e decide, diciamo, più o meno di lasciarsi introdurre nel mondo della prostituzione e sceglie poi di subire maltrattamenti anche fisici poi dai vari clienti che incontra,
proprio per una questione di libertà personale, per non arrivare poi un giorno a dover dire anche in questo caso io ho scelto. A proposito di questo, no? Pensi che sia una protezione femminile quando fa una scelta, cioè o di scegliere di subire, di essere vittima, il tuo personaggio è un personaggio che si può definire universale oppure è soltanto particolare? Io penso che se qualcosa si può definire universale, credo possa essere la storia. La donna, in questo caso la protagonista, la voce narrante del mio racconto, non è sicuramente universale. Io trovo le donne, siccome le racconto in questo caso, trovo un grande coraggio. Sicuramente questa mia opinione delle donne deriva anche dalla famiglia che ho, che sono comunque contornato da tutte donne di coraggio. E quindi sicuramente non credo che ci sia nella donna in generale la propensione a scegliere, anzi forse il contrario.